dedicato alla cultura e politiche giovanili, in collaborazione con le scuole e Wide Line Radio, presenta True Story Web Radio Giovani. Per la prima volta i giovani di Pordenone si raccontano e ci raccontano in diretta la loro città, le loro idee e le loro aspirazioni. Sono ancora una volta puntuale degli studi di Wide Line, puntuale a parlare di argomenti speciali con ragazzi speciali, come sono sempre stati speciali. Ho detto credo 4 o 5 volte speciali, 6 con questa e sinora quelli che abbiamo ospitato. A parlarci di un tema davvero interessante come la fotografia sono Emma, Elena, Gabriele e Benedetta, e partiamo proprio da Emma, che di tutti è quella forse più appassionata e più dentro questo argomento. Ciao Emma, presentati un pochettino, spiegaci come mai sei arrivata a fare della fotografia la tua grande passione. Ciao a tutti, io sono Emma, ho 16 anni, quasi 17 a breve, e faccio il liceo scientifico al Maiorana. Ho questa passione per la fotografia da un paio di anni, perché mio papà è appassionato come me e quindi ho avuto la fortuna di poter ricevere la sua guida all'interno di questo mondo. Mi ha dato la sua macchina fotografica, mi ha insegnato ad usarla e sì. Da lì insomma ha iniziato ad amare quello che alla fine è la rappresentazione della realtà, di quale magari parleremo dopo. E partiamo adesso con gli altri tuoi compagni di avventura, di viaggio. Benedetta? Ciao, io sono Benedetta, ho 17 anni. Quasi 18? No. Niente, quasi 18. Da poco. E mi sono avvicinata a questo mondo grazie proprio a Emma. Perché qualche volta proponeva proprio agli amici di fare delle foto e è stato bello aiutarla, soprattutto sono uscite veramente delle bellissime foto e molto brava anche. Beh, puoi dirlo, ti costringeva, cioè nel senso... giuro di no. Gabriele? Ciao, io sono Gabriele, ho 17 anni, frequento il liceo Grigoletti all'indirizzo linguistico, e anch'io sono stato invitato come Benedetta a fare un paio di servizi fotografici, sì, con Emma, e devo dire che, cioè, mi è riuscita a mettere a mio agio, nonostante io mi sono sempre considerato, diciamo, una persona non del tutto fotogenica, ed è riuscita a tirare fuori questo lato che non sapevo che ci fosse, quindi mi sono trovato a mio agio. Elena, il tuo turno. Ciao a tutti, io sono Elena e vado al liceo linguistico al Grigoletti. E anche io, come Benedetta e Gabriele, sono diventata appassionata del mondo della fotografia grazie a Emma. Infatti abbiamo iniziato a fare foto insieme già da quando eravamo più piccole per gioco, e poi è diventata una vera e propria passione un po' di entrambe, perché a lei piace molto fare foto, trovare location sempre diverse, temi sempre diversi, e io mi sento sempre molto disponibile a rispettare tutte le sue esigenze e mi diverte molto farlo. Allora entriamo proprio nel tema. Emma, Pordenone è una terra di grandi fotografi, soprattutto dal punto di vista dei report in zone magari di guerra, in zone di un certo tipo, ma di grandi fotografi naturalistici. Tu che tipo di fotografia prediligi? Io mi interesso soprattutto alla fotografia di moda e alla ritrattistica. Infatti in genere quando io ed Elena soprattutto pensiamo a che tipo di foto fare, a una location in particolare, ci orientiamo in questi temi e stiamo molto attenti anche a come si veste, perché sì, questo è l'ambito in cui mi piacerebbe lavorare un giorno, se lavorerò nella fotografia. Per cui l'idea è comunque di fare di questa, che è una passione, che è una grande passione, una professione. Sì, spero un giorno di poter lavorare come fotografa. Ok. E in qualche maniera, ma lo chiedo anche ai tuoi compagni, la scuola vi aiuta in queste cose, cioè ci sono dei corsi, vi spiegano come funziona, oppure è tutta una cosa che sviluppate in proprio? Allora, a dire il vero, nella nostra scuola c'è un corso di fotografia, però è gestito dai ragazzi e soprattutto ci è stato presentato verso la fine dell'anno, quindi diciamo che all'interno dell'anno scolastico non abbiamo avuto l'occasione di sperimentare la fotografia a scuola, quindi diciamo che sarebbe bello se il prossimo anno o nei prossimi anni questa cosa diventasse un po' più grande e ce ne venissero a parlare un po' prima, in modo da coinvolgere più persone possibile. Sì, c'è stata veramente poca informazione su questo corso di fotografia, eccetera, quindi... Una cosa tenuta da professionisti o una cosa penso proprio per il primo approccio? Penso tra studenti proprio, sì. Ok.
Allora, altra domanda, cioè Pordenone è una città piccola, ovviamente con tutti i vantaggi che sono tanti delle sue dimensioni legate a mille motivazioni. Dal punto di vista della moda, tu Elena, che sei l'ispiratrice di alcune di queste cose, se è possibile pensare di lavorare da Pordenone in questi campi oppure è necessario assolutamente muoversi per trovare uno sbocco? Penso sia un po' difficile partire da una città così piccola, però mi ricordo che quando ero bambina, grazie anche alla scuola di danza di cui faccio parte, abbiamo avuto la possibilità di, tra virgolette, sfilare indossando i vestiti del negozio di Birbas. Quindi comunque delle possibilità ci sono, però forse è sempre meglio espandersi sia nel mondo dei social, che al giorno d'oggi è molto importante per diventare anche un po' quello che si vuole, ma soprattutto recarsi in grandi città, perché lì si trovano molte più opportunità. Perfetto, tu parlando di Birbas l'ho indicato come se fossimo in televisione, se fossimo in una location precisa. In realtà faccio lo stesso con Jacopo e partiamo con col primo intervallo musicale. Haven't been quite the same. There's a haze on the horizon, babe. It's only been a couple of days and I miss you. Yeah. Nothing really goes to plan. You stub your toe or break your can. I'll do everything I can to help you through. Dunque nuovamente a parlare di fotografia, di un'arte assolutamente eccezionale, un'arte che ci regala dei momenti meravigliosi fermando quasi il tempo. E Pordenone è famosa per fondamentalmente la musica, per mille altre cose, un po' meno per la fotografia, anche se abbiamo già detto che è terra di fotografi, soprattutto naturalistici, di livello assoluto. Emma, nell'iniziare questa tua passione hai trovato complicità in qualcuno, sei riuscita a condividerla, oppure è una cosa per la quale agisci quasi da sola, nel senso nel tuo mondo della fotografia, senza avere degli amici poi che a parte loro condividono questa passione? Allora, quando ho iniziato in particolare era durante il primo lockdown, quindi diciamo che
ero costretta a fare un po' a imparare a usare la macchina, queste cose qua, o da sola o insieme a mio padre, che in generale è la persona che mi sopporta di più in questa passione, appunto avendola anche lui. Però devo dire che quando poi, dopo appunto aver approfondito lo studio della macchina durante il lockdown, quando siamo tornati ad uscire, ho trovato molto il supporto dei miei amici, anche loro ma anche gli altri, perché mi hanno tutti subito detto che piacevano le foto che facevo, e questo mi ha spronato a continuare. Però per quanto riguarda proprio effettivamente, cioè, l'apprendimento degli aspetti tecnici, in genere tendo a fare un po' da sola, cioè leggo riviste, guardo video, mi informo su internet, perché non ho trovato qualcuno, oltre appunto mio padre, che avesse la mia stessa passione. Cioè, tra i miei amici non c'è nessun altro che piace proprio la fotografia come fotografo, non come modello. E quindi sì. Qui con noi abbiamo un giocatore di pallacanestro, una ballerina, Benedetta, che non so in realtà quale sia anch'io la sua ballerina. Passione, anche tu ballerina. Beh, si vede in realtà, visto che siete qui, che vi agitate, ogni nota che esce dalla radio in qualche maniera vi muovete a tempo. E la fotografia, come tante altre cose, è una passione quasi esclusiva. Avete mai pensato di dedicarvici? In realtà devo dire che anche Emma mi ha quasi ispirato, proprio perché più volte ho provato a vedere come poter fare magari delle foto anche per me stessa, in un certo senso in una maniera migliore. E ho anche chiesto qualche volta dei consigli proprio a Emma per aiutarmi in queste cose, e devo dire che è sempre stata un bravissimo guru. E posso dire che comunque la sua figura mi ha avvicinato anche a questa importanza che metto ora nelle foto che magari faccio o a me stessa oppure ai paesaggi, eccetera. Sì, infatti, cioè io da piccola mi piaceva fotografare con la macchina fotografica del nonno o il telefono della mamma, e soprattutto ambienti naturali, quindi paesaggi, fiori, prati, cose del genere. E quindi i miei genitori in realtà più volte mi hanno proposto di fare un corso in modo da diventare un attimo più professionale per queste cose, però non mi sono mai buttata totalmente. Poi quando ho conosciuto Emma e ho scoperto che lei aveva questa passione, abbiamo iniziato a fare foto un po' insieme, anche io a lei e non solo lei a me. E poi, entrando sempre di più in questo mondo molto ampio, ho scoperto che in realtà mi piace stare di più dall'altra parte della macchina e non dietro. E quindi, partendo da una parte, sono arrivata dalla parte opposta. Io invece, come Emma, c'è stato un periodo dove anch'io appunto sono stato da quell'altro lato della macchina fotografica, perché in prima superiore mi è stata offerta la possibilità di fare da fotografo, virgolette, diciamo, di questo campionato della squadra del Rorai. Avevano 2 anni meno di me, erano in seconda e in prima media, e ci sono state partite in cui proprio io mi mettevo alla prova, mi buttavo e provavo a far foto. I risultati non erano un granché, però comunque è stato molto interessante, molto divertente. E grazie a Emma adesso mi sono un po' riavvicinato a questo mondo che si era un po' disperso. Ma adesso passiamo alla parte più noiosa di questa chiacchierata. Noi siamo qui per ascoltarvi, ovviamente, ma alcune cose sono imprescindibili. Con cosa fotografi? Allora, io fotografo con una Canon, abbastanza vecchia, è una 5D Mark II, e appunto perché era la macchina di mio padre. Però a casa diciamo che ho molte altre macchine, Nikon, Fuji, perché appunto c'è questa passione, però sì, principalmente con la Canon. E praticamente tuo padre ha fatto come fate voi con i telefonini, lo voleva cambiare, te l'ha cacciata in qualche maniera, così aveva la scusa per poterla prendere nuova. Ovviamente stiamo parlando di digitale. Sì. Tu hai mai avuto esplorazione nel mondo invece dell'analogico, che è quello dal quale nasce un po' tutto, dal quale siamo nati noi, che siamo dell'età dei tuoi genitori? No, purtroppo no, perché per quanto sia un mondo che affascina, perché comunque vedere la pellicola, vedere tutte queste cose affascina, però non mi sono mai avvicinata, anche sia per mancanza di possibilità, sia perché comunque il digitale, cioè, è comodo. Ok, per voi avete mai visto qualcosa a livello analogico, non so, uno sviluppo, un qualcosa che e si è legato a un tempo che ormai è passato, è andato e ovviamente non tornerà più indietro? Ci sono state delle volte in cui anche altri miei amici avevano proprio con loro una vecchia Polaroid, eccetera, e
spesso ci facevamo anche delle foto proprio in questa Polaroid, perché è proprio bello vedere come rimane proprio la foto subito e rimangano proprio, faccia anche questo effetto quasi retro, eccetera. Per cui in qualche maniera, cioè, l'avere l'idea di avere subito una via di mezzo fra digitale e analogico, con uno sviluppo che in qualche maniera è affascinante. È molto affascinante. Io, sì. Se posso, vi consiglio davvero di vedere una volta uno sviluppo di un'immagine, perché è veramente qualcosa di emozionante quasi alla fine, un po' perché fino all'ultimo non sai cosa viene fuori, se è venuta bene, se è venuta male, esatto. Com'è, è tutta una cosa molto, molto particolare. E dal punto di vista della formazione, mi hai detto, sei di fatto autodidatta con l'aiuto di tuo padre, ma hai mai pensato di fare dei corsi? Ci sono dei corsi a Pordenone che ti sentiresti di consigliare a chi volesse intraprendere la tua stessa passione? Purtroppo da quando ho veramente questa passione non ho mai fatto un corso, cioè magari li ho fatti quando ero più piccola e diciamo quando avevo ancora tipo le macchinine fotografiche, quelle piccole, però no, da quando non ho mai fatto corsi e mi piacerebbe provare una volta. Avete mai voi invece condiviso questa passione, cioè in qualche maniera provando perlomeno a seguire qualche corso? Mi ricordo soltanto proprio da piccola, tipo prima elementare, ma non mi sono mai cimentata in questo, veramente. No, nemmeno io non ho fatto corsi sulla fotografia. Beh, anche in questo allora, se posso consigliarvi, davvero è una cosa estremamente interessante. Quello che dicevo prima è confermato, è una passione quasi esclusiva. La fotografia porta via tantissimo tempo, cioè in realtà te lo regala, perché è tempo investito nelle tue competenze, nelle tue capacità, e anche nella tua autostima, perché alla fine riuscire ad avere in mano una foto che regala emozioni è una cosa davvero molto molto interessante. E ripartiamo dopo la seconda pausa musicale parlando ancora di fotografia. The Wide Line, Snappy People. A parlare di fotografia, tu storia a parlare di Roxanne, che è questa canzone abbiamo appena ascoltato. Io non so chi di voi l'abbia scelta, ragazzi, però in realtà mi ha fatto un regalo grande, nel senso che mi ha fatto tornare indietro nel tempo. Questa è la mia colonna sonora di quando la mia passione, noi andavamo al motor show a Bologna, si partiva alle 4 di mattina e praticamente fino alle 8-9 di mattina io me la sentivo in ripetizione in cuffia. E vabbè, lasciamo perdere, insomma, se no veramente facciamo delle cose con le quali poi, come tutti, ci si emoziona. E quello che volevo chiedervi,
I fotografi alla fine sono tendenzialmente importantissimi perché c'entrano quasi di nascosto nella vita di tutti i giorni, però non sono molto conosciuti. Avete qualche persona alla quale vi ispirate in qualche maniera, oppure avete qualche fotografo preferito? Uno dei miei fotografi preferiti ovviamente è Man Ray, perché sì, è stato uno dei re della fotografia di moda, però cioè, non mi vengono in mente tanti altri nomi. Però... Voi ragazzi avete qualcuno che vi piace particolarmente, oppure in realtà magari conoscete la fotografia ma non l'autore, come succede molto spesso? Sì, devo dire che in materia sono molto ignorante in questo caso. Però spesso mi piace anche guardare proprie fotografie, eccetera, pur non conoscendo l'autore, quindi immagino succeda un po' con tutti voi. E, altra domanda, cioè, alla fine abbiamo parlato prima di fare di questa professione un lavoro. Ahimè, col digitale questo è stato messo un po' alla dura prova, perché alla fine, fra le copie delle immagini, fra il fatto che non si sfruttino i diritti, e bisogna davvero essere estremamente determinati per poter scegliere di fare questo come professione. E mi pare che Emma tu sia decisamente, estremamente e totalmente determinata. Sì, però cioè, c'è da dire che il digitale mi ha anche aiutata molto, perché per quanto sì, chiaramente ci siano tutte le problematiche, avere la possibilità di postare le proprie foto sui social è molto utile. Io posto le mie foto su Instagram, ed è sempre molto utile non solo guardare le pagine di altri fotografi per prendere ispirazione, guardare consigli, ma anche proprio per ricevere un feedback da parte di altri fotografi che si trovano su Instagram riguardo alle mie foto e a come migliorarle, a cosa andava bene, cosa no. Quindi è anche molto utile da questo punto di vista. Vi chiedo una cosa, nel senso che questa trasmissione True Story nasce per ascoltarvi, lo abbiamo fatto, lo continuiamo a fare. E nasce ovviamente anche da quello che è il mio vissuto. Il mio vissuto è quello di quando facevo parte di un circolo di fotografia, questa era la cosa che proprio facevo fatica ad accettare, ovvero i giudizi di persone che magari ne sapevano molto meno di me. In realtà, come secondo me, esporsi nei social, leggiamo di tutto, immagino sia non estremamente semplice accettare alla fine quelli che alle volte sono consigli, alle volte invece sono dettati dall'invidia, piuttosto che da una serie di cose che non sono quelle che per le quali uno si propone e fa questo tipo di attività. Come in tutti i contesti, chiaramente io leggo i consigli, leggo le critiche, poi sta a me fare un'autovalutazione e capire se è un consiglio da seguire, se è qualcosa a cui vale la pena dar retta. E devo dire che finora mi è sempre, tra virgolette, andata bene, cioè ho sempre trovato un riscontro positivo e utile da parte delle altre persone sui social, quindi sì, devo dire che finora è sempre stato molto utile. Beh, allora io devo dire che sei molto meglio di me su questa cosa, perlomeno, anzi tanto tanto meglio di me. Detto ciò, beh ragazzi, facciamo un piccolo gioco, cancelliamo la vostra amicizia per Emma e ditemi quali sono i suoi pregi, ma soprattutto ditemi se c'è qualcosa che andrebbe migliorato. Facciamolo qui. Beh, allora diciamo che un pregio di Emma è che non si ferma mai davanti appunto agli ostacoli. Se per esempio magari un giorno ha un'idea e non ci sono i mezzi per realizzarla, trova sempre un modo per diciamo mettere le sue idee sulla macchina fotografica. E per quanto riguarda difetti, per adesso non, sul campo fotografico non ne ho trovate. Anche una buona amica, ci conosciamo non da troppo, da 2 anni circa, quindi per adesso non ce ne sono di difetti, ecco. Ok, tu non sei riuscito tanto a cancellare l'amicizia, ma va bene. Vorremmo con Benedetta se riesce a essere un po' più cattiva. Non lo so, penso di no, però comunque devo dire che, come ha detto Gabriele, è una persona molto molto determinata come fotografa, e anche proprio quando ho fatto la modella è riuscita a mettermi a mio agio e aiutarmi, perché magari mi imbarazzavo un po' a mettermi davanti alla fotocamera e posare, e lei è riuscita a, in un certo senso, mettermi proprio in questa situazione di calma e di tranquillità in cui potevo essere me stessa. E come difetti devo dire che magari, proprio perché è tanto determinata, finalmente, pretende tanto dalle persone, però allo stesso tempo non è un qualcosa di ossessivo che fa stare male gli altri, ma qualcosa di molto sano che sprona anche le altre persone a andare meglio e fare meglio. Io assolutamente sono d'accordo con quello che ha detto Benedetta, veramente ti sprona sempre a fare meglio. Però una cosa che ho notato dei vari shooting che abbiamo fatto insieme è la disponibilità, perché
ovviamente girare con una macchina fotografica che pesa veramente tanto, con lo zaino, con tutti gli obiettivi, è veramente tanto difficile, ma lei si mette sempre proprio disponibile a compiere questi, diciamo, sacrifici pur della purché la foto riesca bene. E inoltre anche per quanto riguarda, vabbè, i vestiti, la location e tutte le altre cose proprio a livello tecnico, ad esempio, e non so come si chiami, però tipo i pannelli bianchi che riflettono la luce, lei è sempre disponibile a portarseli in giro, 8000 pacchetti, 8000 cose solo per, cioè appunto solo per lo shooting, quindi insomma non vi chiama per fare i caddy fondamentalmente. No. Bene, e me ne esci davvero bene, niente di stretti, perché alla fine credo valga la pena. E abbiamo parlato di location, abbiamo parlato del fatto che fai foto in esterno, e come le scegli questi posti dove alla fine vai a scattare le fotografie? Allora, come avevo detto, molto spesso le idee nascono da me e Elena insieme, e ci tengo a dire, lei è anche l'aiuto, make up, vestiti, senza di lei le mie foto sarebbero la metà belle di quello che sono, perché è lei che gestisce tutto questo aspetto. E, abbiamo avuto l'occasione di fare foto sia in esterno, sia in parchi che in ambienti proprio più affollati, come per esempio il centro di Pordenone, e anche appunto all'interno delle nostre case, cercando di mettere in piedi una specie di set con quello che avevamo. E, non so, noi ogni volta che abbiamo un'idea io mando le mie idee a Elena le manda a me, e poi coinvolgiamo le persone che secondo noi sarebbero le più adatte, e diciamo che molto spesso il numero di idee che abbiamo supera di gran lunga il tempo che abbiamo per realizzarle o il materiale, quindi le idee non mancano mai, e poi ovviamente ci impegniamo per mettere in pratica il più possibile. In sostanza paghi uno e prendi due quando in qualche maniera uno vuole una foto da te. E so che c'era in mente, o so che comunque stai realizzando l'idea di esporre queste tue foto, dico bene? Sì, purtroppo praticamente avrei dovuto esporle con il Circolo Fotografico di Pordenone, che ultimamente sta avendo un po' di problemi, non vado nel profondo, e quindi forse questa opportunità non l'avrò nell'immediato futuro, però spero che di un giorno poter esporre le mie foto sì, qua a Pordenone o comunque. Allora su questo tema è una cosa che dico molto spesso ai ragazzi della vostra età, e prova a chiedere molto spesso le strutture pubbliche, ma anche le strutture private, perché alla fine sono a vostra disposizione, e molto spesso uno si fa mille problemi, crede che sia molto difficile, quando in realtà le cose sono molto più semplice, la gente è qui che è pronta ad accogliere le vostre proposte, perché hanno un contenuto di freschezza, di innovatività, che sono molto spesso davvero davvero interessanti, ed è la cosa più importante. Terza pausa musicale, poi torniamo qui in studio di nuovo con True Story e con la fotografia. I need
Vorrei parlare ancora di fotografia, nuovamente di fotografia. Abbiamo parlato della possibilità di esporre le foto di Elena, e abbiamo parlato nel momento della, della musica anche del fatto che molto spesso ci siano dei, quasi dei problemi, dei timori nel chiedere gli spazi che sono, sono vostri, ragazzi, sono dei giovani ma sono degli adulti, sono di tutti, e per cui speriamo che alla fine le cose si sistemino e si possa arrivare a questa mostra. Dal punto di vista del web, il web aiuta, hai un tuo sito o esponi le tue foto in qualche raccoglitore, in qualche contesto, oppure sono ancora una cosa molto privata legata al tuo circolo di amicizie? No, in verità ogni volta che faccio delle foto sono molto entusiasta di pubblicarle, le pubblico su Instagram dove mi seguono la maggior parte dei miei amici, delle persone che conosco, e anche su alcuni siti di fotografia dove magari riesco a ricevere l'opinione di persone appassionate quanto me. E sì. Beh, ovviamente Instagram lo conoscono un po' tutti, i siti invece che utilizzi, se puoi dirlo, perché immagino che più di qualcuno tragga ispirazione dal, dal tuo percorso. Uno dei siti che utilizzo maggiormente si chiama Giuzza Foto, ed è penso il migliore perché al suo interno si può esplorare ogni categoria, ogni tipo di fotografia, quindi posso dare un'occhiata un po' in generale oppure guardare più da vicino le categorie che mi interessano. E ho sempre ricevuto una grande partecipazione, io pubblico le mie foto e ricevo commenti e suggerimenti da parte di altri esperti, in particolare di fotografia di moda e ritrattistica, ma anche provenienti da altri settori, e sì, quindi Giuzza Foto è quello che finora ho usato di più. Che funziona a livello italiano oppure un sito internazionale? Sia in italiano cioè, che in inglese, ma sì, c'è sia la sezione italiana che internazionale, penso. Per cui delle tue foto, adesso perché siamo curiosi un po' tutti, cosa ti dicono fondamentalmente? Quali sono i tuoi punti di forza e cosa invece dovresti forse provare a migliorare? Allora, magari certe volte provare delle inquadrature un po' diverse. A me piacciono molto i colori che uso e in effetti trovo sempre un riscontro positivo. Ma anche, cioè paradossalmente, sia le foto a colori, secondo me il mio punto forte è proprio come gestisco i colori. Allo stesso tempo le foto in bianco e nero ricevo sempre ottime critiche riguardo all'uso del bianco e nero, che è sempre un tema molto delicato perché a tutti i fotografi piace il bianco e nero e a tutti i fotografi ci tengono molto a come viene realizzato. Allora, chiusura o quasi, io ti dico, ti confesso che in realtà io sono arrivato a detestare il fotoritocco, perché non avevo tempo, non avevo voglia di mettermi lì a modificare i colori delle foto. In realtà tu ne fai uso pesante oppure preferisci che le foto vengano fuori come sono state scattate? No, io ritocco sempre le foto, la post-produzione è un elemento fondamentale del tipo di foto che faccio, quindi ci trascorro molto tempo, però sì, non è affatto un peso perché quando metto lì sul divano col computer a rivedermi le foto che ho fatto, a selezionarle, a modificare luci e tutto, il tempo vola, mi ascolto la mia musica, sto bene ed è una delle mie parti preferite. Mi piace scattare le foto ma anche stare a casa e rivedere il mio lavoro, e soprattutto ovviamente quando è un lavoro soddisfacente, mi piace molto. Ma lavori solo sui colori oppure anche su, non dico sulle inquadrature che rimangono le stesse, ma ritagliando parti di foto? Ritaglio spesso, ma soprattutto, cioè magari non tanto per un'esigenza di inquadratura o di selezione degli oggetti mostrati nella foto, ma perché spesso facciamo foto appunto all'esterno
e quindi il luogo è quello che è, non possiamo decidere noi chi passa dietro, cosa succede, quindi c'è la necessità di effettuare dei ritocchi o tagliare persone dalle foto. Pali della luce, queste sì. cose qui, classici, cioè, non esiste più Campanile di San Giorgio, che qui davanti non c'è più, c'è solo lo sfondo. Allora, beh, io ti ringrazio, ringrazio tutti. Grazie e chiudo solo con una semplice domanda. Molto spesso, soprattutto adesso, si passa molto agevolmente dalla fotografia al video. In realtà io continuo a preferire la fotografia come molti. Tu vedi nel tuo futuro una possibilità del genere oppure nasci come fotografa e continuerai avanti in questa direzione? Io al momento non ho mai sperimentato il video, però io spero vivamente di farlo in futuro, perché oltre alla fotografia la mia più grande passione è il cinema, e quindi diciamo che iniziare a sperimentare il video e magari entrare un po' in questo mondo sarebbe l'ideale. Ci sono due lavori che mi vedo fare nel futuro, la fotografa oppure la regista, quindi spero che di poter un giorno anche sperimentare questo mondo. Allora, grazie ancora, l'abbiamo già detto, grazie a te, grazie ai tuoi migliori amici che ti hanno difesa a oltranza, ogni tentativo mio di screditarti sono stati veramente super, gentilissimi. E niente, continua con la tua passione e continuate ragazzi a proporre e a proporvi, perché quello che vogliamo fare, lo abbiamo detto, è ascoltarvi per una città che sia davvero a misura di giovane, a misura di ragazzo, e che sia una città sempre più fresca, dove sia sempre più gradevole e piacevole abitare. Arrivederci e a presto. Grazie mille, grazie, arrivederci. Ciao, buona giornata. Don't leave me high.
Story Web Radio Giovani. Su Wildline Radio. Su Wildline Radio.